Un vero e proprio sistema arrivato all'ipotesi di corruzione elettorale. Anche su questo punto si sofferma il procuratore capo Grazia Pradella, sviscerando la maxi operazione condotta dai carabinieri per appalti e corruzione con epicentro la Valtrebbia. Delle ipotesi di corruzione elettorale, perché dagli atti emerge che alcune figure di sindaci e in prospettiva probabilmente anche altre figure di consiglieri regionali sono stati eletti perché gli elettori sono stati pagati. Questo costituisce indubbiamente per una provincia come quella di Piacenza un fatto che ci impone riflettere sulla trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione. Abbiamo una ipotesi di corruzione regionale, ma abbiamo invece la prova di corruzione nell'elezione del comune, di uno dei comuni interessati alle indagini. Non è un'indagine politica, afferma il procuratore Grazia Pradella, perché sono coinvolti esponenti di tutti gli schieramenti. Poi il sostituto procuratore Matteo Centini aggiunge altri dettagli inerenti uno dei comuni in Alta Valtrebbia. Noi abbiamo registrato che l'imprenditore principale aiuta nelle elezioni il suo, diciamo così, referente. Questo non vince le elezioni, vince l'avversario. Quindi lui in qualche modo teme che questa soluzione di continuità lo possa mettere in difficoltà nel controllare quegli appalti, poi i due si annusano e paradossalmente c'è una specie di eredità dell'imprenditore corruttore da parte della nuova amministrazione opposta a quella precedente, che era invisa a quella precedente, per cui lui riprende senza soluzione di continuità un rapporto corruttivo con la nuova amministrazione. Cioè voi vi rendete conto, cioè è come se fossero i neri, lui ha rapporto con i neri non ci sono più, vengono i rossi e lui riprende esattamente quello, ma senza problemi particolari, proprio come se fosse questo sistema sostanzialmente ereditato. Secondo la procura, l'imprenditore era arrivato anche a consegnare somme di denaro per fare eleggere un sindaco a lui vicino, poi voleva la prova e si faceva mandare la foto della scheda elettorale. Il tutto si verifica nel 2019, in occasione delle amministrative e della campagna elettorale per le regionali.